quando tornam qui, arriva tutti i pensieri che ha fatto male. Slassi oggi ha 34 anni. Ne aveva meno di 30 quando è morto. Sì, Slassi è morto, almeno per i suoi datori di lavoro. È morto un sabato mattina del 2002, dopo un volo di 6 metri dalla cima di una casa poco fuori Lecco, dove stava smantellando il tetto per 5 euro l'ora. Oggi torna davanti a quel tetto per la prima volta. La gamba ti fa male quando cammini così tanto? Sì, quando fa male, quando cammino fa male, quando non cammino così, cammino piano, perché questa gamba è debole. Troppo debole. Anche la mano. Ti fa male anche la mano? La ditta per cui lavorava aveva ottenuto un subappalto pagato a peso d'oro, proprio per rimuovere l'Eternit dal tetto. Peccato, si fossero dimenticati di spiegare cosa fosse l'Eternit a Slassi. Siamo cominciati a lavorare, eliminare il tetto. Cioè ti hanno detto leva il tetto? Sì. Ma non ti hanno detto che il tetto era di Eternit, che era pericoloso? No. Ma no, tu lo sapevi che cos'era l'Eternit? No, non sapevo, perché è importante lavorare, è importante guadagnare qualcosa per mangiare. Sì, perché se vuoi guadagnarci di più, ci lavori il sabato, quando nessuno viene a controllare. E ci metti a lavorare un paio di clandestini, che costano poco, visto che non sanno cos'è l'Eternit. Perché con l'amianto un italiano non lavorerebbe mai in quelle condizioni. A lui gli hanno detto sali sulla copertura, sul tetto, e lui convinto che fosse un tetto come qualsiasi altro tetto che prima aveva fatto, e quindi di poter lavorare senza nessun pericolo. Il tetto subito è rotto e sono caduto per terra. E da lassù? Sì. E basta. Non ti ricordi più niente? No, niente. Fino a 2 mesi. Ti sei addormentato quando sei caduto e ti sei svegliato dopo? Sono addormentato come una persona morta. Un clandestino morto nel cantiere è un bel problema. Così, secondo la ricostruzione dei carabinieri, la figlia del titolare decide di trasportare di nascosto il corpo fuori della baita. Lo mette su una macchina e lo scarica lungo la provinciale. E per essere ancora più credibile, chiama i carabinieri. C'è stata una rissa tra marocchini. Uno è rimasto per terra, sembra morto, racconta. Slassi sta per diventare un altro corpo senza vita e senza nome in un campo. Ma Slassi non è morto, è in coma. Una bella fregatura per i datori di lavoro, che non appena Slassi si sveglia, lo visitano in ospedale chiedendogli di non denunciare l'accaduto. Sì, a non raccontare questo che ho fatto al carabini, anche ai sindacati. Noi facciamo tutti regolare le papio di commenti e poi paghiamo l'assicurazione. Invece Slassi rifiuta la proposta e decide di denunciare i datori di lavoro. Si apre così un processo che però rischia di cadere in prescrizione perché i testimoni, che pure ci sono, hanno paura di parlare. Ho visto che sinceramente ha caricato un uomo con l'ha messo su una macchina. Cioè l'hanno tirato via da un furgone? L'altra giorno l'ha messo su una macchina e siamo partiti, però non posso dire più d'altro. No, però siccome nessuno vuole andare a testimoniare, allora cerchiamo di capire quando... Io torno a ripetere, non è che non voglio testimoniare, voglio evitare problemi. Perché sono già, mi hanno detto, te non parlare, non di niente, perché sennò... Ah, qualcuno le ha detto... Ecco. E quindi qualcuno le è venuto a dire... Si faccia gli affari suoi. Esatto. Capito? E siccome io, cioè, non voglio essere, magari che mi fanno qualche... ritorsione, dice. Ecco. È grave questa cosa che qualcuno le sia venuto a dire. Senta, di non testimoniare. A questo punto... Ma sono venuti nei giorni dopo? Eh? Sono venuti nei giorni dopo? Quel giorno stesso. Quel giorno stesso le hanno detto non deve dire niente. No, non si impicci degli affari d'altri. Proviamo anche a parlare con chi ha gettato Slassi in mezzo alla strada convinto che fosse morto. No, scusate, ci siamo della Rai. Cercavamo qualcuno dei titolari. And so it is. Mentre si allontana,
Mi accorgo che Slasi ignora la cosa più importante. La prossima estate, dopo 7 anni, il suo processo cadrà in prescrizione e in assenza di una condanna rischia di perdere anche la pensione riconosciutagli dall'INAIL. Non li puoi perdonare? No, questo no. Però l'altro è normale.